Se il buongiorno si vede dal mattino, il mezzogiorno domenicale della Carpegna Prosciutto Basket apre gli scenari a un 2022 davvero intrigante per la VL che al debutto dell'anno nuovo si regala una vittoria monumentale. Non solo perché si è presa lo scalpo più eccellente, quello dell'Armani Milano di Coach Messina, ma perché ha vinto dopo due settimane trascorse più a guardare le risultanze dei tamponi che a lavagnette tattiche, con la quotidiana conta dei presenti in palestra fra positivi e negativizzati al Covid-19. Una conta che ha escluso Zanotti dal match con l'Armani, ma che ha mandato in campo compagni andati oltre ogni previsione, a cominciare dalle prestazioni stratosferiche di Tambone e Moretti a quelle robuste di Jones e Sanford. La VL vince andando oltre la fatica dell'overtime con un 85-82 che manda in visibilio la Vitrifrigo Arena e che dispensa cori per coach Banchi che, a sua volta, dirotta i meriti altrove. Diamo merito a chi ha saputo gestire, si parla di grandi professionisti, questa condizione di emergenza con grandi capacità, perché parlo del nostro staff medico, fisioterapico, il nostro preparatore atletico e tutti quelli che hanno lavorato per cercare di tenere in tensione una squadra che stava vivendo una situazione così assurda, no? Alla vigilia di una partita a cui tutti tenevano tantissimo. E l'altro merito diamo ai ragazzi, perché hanno prodotto uno sforzo combinato a una qualità di rendimento pazzesca e, credetemi, per me sorprendente, perché io so come eravamo solamente ieri in palestra, e vederli stasera è stato un motivo di grande orgoglio e soddisfazione, quindi è giusto riconoscere a loro. Io mi sono limitato a cercare di sostenerli lungo il percorso di una gara dove noi minuto dopo minuto prendevamo consapevolezza, al di là delle difficoltà anche in termini di falli, di rendimento, con uomini che non erano veramente in grado di stare in campo, però prendevamo consapevolezza di poterci e volerci provare fino alla fine. È stato bello anche se è arrivata una vittoria, perché aver avuto una bella sconfitta mi sarebbe dispiaciuto molto, perché avrebbe lasciato quel senso di quasi soddisfazione e non avrebbe mosso la nostra classifica, che ha tremendamente bisogno di essere migliorata. Col Covid ha dovuto farci i conti anche la Megabox Vallefoglia, ma per le Tigri biancoverdi il ritorno in campo dopo un mese è stato con molti più affanni. A Busto Arsizio la Megabox cede infatti in 3-7 e continua a fare i conti con una classifica complicata.